Saluto al nostro Biagio Mannino, buongiorno Biagio. Buongiorno Graziano, buongiorno. Siamo veramente come la spada di Damocle, quotidianamente ritorniamo sempre alla stessa ora a Per la gioia parlare dei nostri ascoltatori. per la gioia dei nostri ascoltatori, esatto, che stanno fuggendo ovviamente tutti prima di... No, stiamo scherzando, anzi sono tantissimi che seguono questo momento perché è un momento in cui si parla di cose serie, di cose importanti. Di cose che alle volte non capiamo, no? Perché cioè, tutti quanti vorrebbero la pace, caro Biagio, vorrebbero che la guerra finisse in Ucraina e non si sa perché vengono investiti fior fior di milioni per mandare armi e questa è una cosa che ci sfugge, ma forse tu ci puoi illuminare in tal senso, visto che insomma è di questi giorni, di queste ore proprio. La situazione di nuovi investimenti proprio per fornire ancora armi all'Ucraina. Come, cosa sta succedendo? Qual è la situazione in questo momento? Guarda, dici bene quando appunto hai sottolineato che noi parliamo di cose che poi in definitiva non sono cose ovviamente piacevoli con cui iniziare la propria giornata. E forse lo facciamo in un modo ovvio, perché ci si meraviglia di come queste informazioni che vengono comunemente date non seguano una sorta di valutazione critica per quanto sta accadendo intorno a noi, perché tutto quanto sembra come essere un gioco portato anche da elementi di comunicazione politica, così come viene chiamata, per andare a convincerci su determinate cose che francamente non portano da nessuna parte se non a ulteriori malesseri che riguardano la vita del cittadino globale. Lo abbiamo sottolineato tante volte, abbiamo evidenziato come ci stiamo tutti impoverendo. Se vogliamo, l'uomo, il mondo ha trovato l'unità nelle difficoltà e nella povertà diffusa, provocata da scelte prese inerenti alla pandemia, provocata da una guerra che sembra non aver alcuna fine. Ed è qua che ritorniamo al punto di partenza. Sono stati stanziati dall'Unione Europea ulteriori 500 milioni nella direzione di armamenti verso l'Ucraina. I 27 ministri degli esteri degli stati membri si sono riuniti a Bruxelles e hanno preso questa ulteriore decisione. Neppure l'Ungheria, che sembrava così mantenere delle posizioni di contrarietà, anzi, l'Ungheria ha sottolineato proprio in questo incontro che fornire ulteriori armamenti all'Ucraina non va nella direzione della pace e non serve assolutamente niente, perché le sanzioni che sono state portate, gli armamenti che sono stati portati, poi in definitiva non hanno assolutamente toccato la Russia. La Russia è ancora lì, che sta portando una guerra in maniera massiccia, e soprattutto le valutazioni che vengono fatte inerenti alla situazione economica della Russia non mostrano come la Russia si sia poi sostanzialmente risentita di quanto tutto quanto viene portato. Anzi, nell'ambito degli aumenti legati proprio alle risorse energetiche, la Russia di fatto sta portando dei profitti nel suo sostanziale sistema economico e produttivo. Chi invece risente in modo particolare, e lo viene sottolineato proprio dalla parte ungherese, è l'Europa. Ma da qui non si comprende perché l'Ungheria poi di fatto faccia questi discorsi e poi vada nella direzione di votare proprio la continuazione di questo percorso di ulteriori armamenti nella direzione dell'Ucraina. Armi che arrivano in Ucraina un po' così, comunque bisogna sottolineare, perché i problemi ovviamente non mancano. È un po' come dire che questa Europa dice di voler contrapporsi in nome di tante situazioni,
Però contemporaneamente, se l'Europa fa così, questi 27 stati membri uniti dell'Unione Europea prendono queste decisioni, se andiamo a prendere in considerazione le singole valutazioni, i singoli interessi dei 27, e beh, vediamo che sono invece un po' restii a seguire questa direzione. Come dire, da un lato ci si muove, dall'altra parte però si cerca di fare altrimenti. Perché poi se andiamo a vedere le realtà dei singoli stati sono ben diversi, lo stiamo evidenziando come l'Europa si stia impoverendo, l'inflazione sta andando a numeri che veramente sembravano impensabili solamente pochi mesi fa, una situazione, come detto, particolarmente grave. E da qui la voce che fa la voce grossa da parte di Zelensky. Zelensky chiede continuamente armi e chiede anche armi che siano molto sofisticate, sempre più sofisticate, che possano consentire all'Ucraina addirittura di andare in una fase da difesa in attacco. Ma ovviamente qui subentra la prudenza, perché l'attacco significherebbe un qualche cosa che andrebbe a coinvolgere maggiormente gli stati dell'Unione Europea nella direzione di una Russia che è estremamente importante soprattutto per alcune componenti europee, quali ad esempio la Germania. E qua entriamo nel caso dei Leopard, questi mezzi corazzati che tanto Zelensky vorrebbe avere in Ucraina e che anche gli Stati Uniti spingono affinché i tedeschi mandino i Leopard nella stessa Ucraina. Il problema è che in realtà i Leopard, da più valutazioni che vengono fatte da diverse fonti, anche analisti, è che rappresentino più una spina nel fianco della Germania piuttosto che della Russia in prospettiva. Perché se noi ricordiamo, l'8 dicembre del 2021 si è insediato il nuovo governo nel contesto della Germania, il governo Scholz, formato da una coalizione difficile da creare. La Germania ultimamente nelle elezioni mostra delle difficoltà nel riuscire ad avere delle maggioranze effettivamente stabili. Angela Merkel si è ritirata dal quadro politico, lasciando sostanzialmente una Germania, diciamo, che aveva raggiunto delle posizioni importanti, ma forse capendo che di fatto quella spinta, quella cosiddetta locomotiva d'Europa, si era anche andata a esaurirsi nel contesto poi della corsa globale. Scholz ha ereditato una Germania in piena fase di conseguenze delle scelte prese nella gestione pandemica a livello globale e alla vigilia di una guerra in Ucraina che già mostrava l'assenza del dialogo, se vogliamo. E Scholz entra in scena con una coalizione fatta dal suo partito, il Partito Social Democratico, che va a unirsi ai liberali e ai verdi. Ora, la cosa è particolarmente importante perché la componente dei Verdi in Germania è una componente ben che presente, ben forte, e c'è il doppio abbinamento, ovvero il problema di una necessaria ritorno al carbone per la Germania per poter mantenere dei livelli di produttività che in questo momento si mostrano particolarmente critici, e la posizione pacifista proprio dei Verdi che di fronte alle armi si sono sempre dimostrati molto, molto resti. E i socialdemocratici, la SPD, è vicina in particolare proprio alla Russia. Ricordiamo un nome del passato, predecessore di Angela Merkel, Schröder, che di fatto ha poi continuato, una volta concluso il suo percorso, il suo cammino di cancelliere nella Germania, in una fase di collaborazione con la stessa Russia. E a questa cosa agli Stati Uniti non piace, la vicinanza della Russia alla Germania non è mai piaciuta. Fin dagli anni 90 si guardava con attenzione questa Germania nella direzione della Russia, spinta proprio da quel necessario bisogno di risorse energetiche, e da qui anche le opposizioni della Germania nei confronti del gasdotto Nord Stream 2, che sono venute, e paradossalmente
un via libera da parte degli Stati Uniti è arrivato proprio alla vigilia della guerra, alla conclusione dei lavori di Nord Stream 2, per poi ovviamente interrompere tutto. La Germania, per poter far, diciamo, uso delle risorse energetiche strategiche da parte della Russia, ebbene deve fare dei giri incredibili. Lo abbiamo visto come il petrolio russo vada in Kazakistan per poi apprendere diverse direzioni, tra le quali la stessa Germania, passando per il Mar Caspio, andando nell'Azerbaigian, entrando in Turchia, per poi accedere al contesto dell'Unione e dell'Unione Europea. Insomma, questo governo Scholz, tutto sommato, non è un governo così potremmo definirlo, chiaramente disponibile ad affrontare una effettiva contrapposizione nei confronti della Russia. E allora, di conseguenza, problematiche interne alla Germania che potrebbero, punto interrogativo, far cadere il governo Scholz, e questo sarebbe un aspetto di non secondaria importanza, e da qui il problema dei carri armati, dei Leopard e tutto questo gioco Leopard che vanno nella direzione dell'Ucraina oppure Leopard che non ci vanno. Qualcuno dice addirittura che potrebbero andarci attraverso stati terzi, come dire, io gli do uno stato terzo e poi lo stato terzo gli darà all'Ucraina. Insomma, questi giochi ai quali stiamo assistendo in una fase particolarmente difficile, che mostra un'Unione Europea che vota e continua nella direzione della contrapposizione anziché del dialogo, ma gli Stati membri, tutto sommato, questa faccenda non la gradiscono affatto, perché lo stiamo constatando anche noi stessi che c'è un progressivo impoverimento. E intanto ci si preoccupa molto, perché le risorse energetiche che hanno coperto l'inverno 2022-2023 nel prossimo inverno 2023-2024 dovranno comunque essere cercate altrove, perché al momento il gas russo, in un modo o nell'altro, in modo minore, è comunque arrivato e ha compensato determinate situazioni, ma per quanto riguarda il prossimo anno molto probabilmente di gas russo non vedremo assolutamente nulla, e da qui la preoccupazione di come poter affrontare il prossimo futuro. Ci tiri su di morale sicuramente in questa situazione. Noi ti ringraziamo sempre, caro Biagio. Abbiamo ancora pochi minuti. In questo risico generale, che non è un gioco purtroppo, ma è la realtà, c'è anche chi guarda all'Africa, però, eh? È vero? Assolutamente sì, ed è sempre la grande protagonista del momento, che è la Repubblica Popolare Cinese. Lo sapevo. Inevitabilmente, mentre in Europa, l'Europa ha un po' questa caratteristica, se vogliamo, una caratteristica autodistruttiva. Noi lo abbiamo già iniziato a vedere, purtroppo, più di 100 anni fa, quel 1914 che ha portato l'Europa a implodere su se stessa, per dare poi il colpo definitivo con la Seconda Guerra Mondiale, per poi fronteggiarsi in quella guerra fredda, e stiamo assistendo nuovamente a questo percorso di autodistruzione, se vogliamo, perché poi gli effetti sono questi. E intanto la Cina si muove, anzi, con l'Africa si sta instaurando un rapporto estremamente importante, perché l'Africa e la Cina sempre di più stanno vedendo un aumento degli scambi commerciali tra queste due realtà. L'Africa è fondamentale per la Cina per ricevere materie prime, ma non solo materie prime, ma anche elementi legati proprio al mondo dell'alimentazione. La Cina, non dimentichiamolo, è sempre alla ricerca di tutte le realtà che possano in un modo o nell'altro poterle dare la possibilità di sfamare il suo 1,5 miliardi di abitanti. Dobbiamo tener conto che, appunto, è una realtà immensa e che guarda in un contesto necessariamente ampio, proprio perché la propria popolazione è numericamente consistente, la più consistente al momento nel mondo. L'India fa la stessa cosa, ma guarda con una certa preoccupazione al futuro, al suo prossimo 1,7 miliardi di abitanti nel 2050, e dovrà attrezzarsi in qualche maniera. La Cina porta in Africa invece quelle tecnologie, quei prodotti che in Africa non vengono assolutamente realizzati,
che sono utili ovviamente alla realtà africana. E da qui questa relazione tra Cina e Africa, però con una grande attenzione da parte della Cina, perché un problema che la Cina si è sempre posta è sempre stato quello di non andare con la sua diciamo capacità commerciale produttiva ad impoverire il contesto esterno, perché un contesto esterno povero di fatto rappresenta un danno per la stessa Cina, perché in questa maniera non può andare a portare i propri prodotti, le proprie esportazioni di fatto troverebbero delle difficoltà. Ed ecco che per cercare di mantenere l'Africa in una posizione di un interscambio pari con la stessa Cina, ecco che vengono fatte anche delle eliminazioni di dazi, proprio per far sì che l'Africa povera, l'Africa che non riesce a far fronte a determinate sfide economiche e finanziarie, possa comunque mantenere delle relazioni commerciali, se non alla pari, quasi alla pari con la stessa Repubblica Popolare Cinese. Insomma, la Cina sta creando nel contesto africano una vera e propria interdipendenza, un'interdipendenza che allontana sempre di più l'Europa, in ogni caso, da tutti gli scenari. Beh, insomma, veramente complicata tutta la situazione che ci hai raccontato, però forse oggi capiamo qualcosa di più di tutto quello che sta succedendo. Grazie Biagio, si riparte da qui nella giornata di domani, quindi ti aspettiamo come al solito con il tuo punto sempre fondamentale. Grazie. Grazie a te, ciao.